Una buona giornata a tutti i lettori di Riverasport.it, parliamo di volley e siamo in compagnia del selezionatore rappresentativo maschile ligure Massimiliano Ciogli. Grazie di essere con me, Massimiliano. Prego, buongiorno a tutti. Ecco, stiamo un po' facendo il giro, no, delle squadre di pallavolo. L'altro giorno abbiamo sentito il body volley, per esempio. Cominciamo dal tema però coronavirus, coach. Ecco, come la vedi questa situazione? Siamo un po' in miglioramento. Allora, sì, siamo in miglioramento. Io chiedo sempre a tutti di non abbassare la guardia, perché poi, sai, ai miglioramenti la prima conseguenza, la prima reazione spontanea è quella di abbassare la guardia. Beh, non bisogna assolutamente farlo, assolutamente. Certo. Ecco, parliamo un po' della FIFA, no? 2 giorni fa, 2 o 3 giorni fa, è arrivato questo comunicato che ha chiuso tutti i campionati. Ecco, come l'ha presa questa decisione? Giusta? Secondo lei si poteva andare avanti? Tante società hanno protestato, per esempio. Ma io personalmente ero già rodato in tal senso, nel senso che comunque tutta quella che è l'attività di selezione era già stata sospesa anticipatamente. Poi, obiettivamente, nel momento in cui le stesse Olimpiadi, che dobbiamo ritenerle l'espressione massima sportiva, vengono rinviate, di conseguenza la reazione che si deve attendere è quella che tutto ne subisca le conseguenze. Io sono concordo con la scelta della FIPAV. Ovviamente questa cosa qua provoca dei malumori che possono essere più o meno importanti. Ovviamente chi era primo in classifica si vede sfumare gli sforzi di una stagione, ma chi era ultimo in classifica riesce a prendere una boccata d'aria. Ma più che questo, quello che mi preoccupa di più è vedere che se tutte le società, ovviamente mi riferisco alle società minori, riescano poi a rimettersi al passo. Questa è la cosa che mi preoccupa di più dal punto di vista dei numeri. Certo. Ecco, per esempio, mi è caduto l'occhio, no? Sulla Riviera Volley Grafica Amadeo. Loro si sono lamentati molto perché hanno la squadra prima in classifica, la maschile. Ecco, come commenti questa loro protesta, tra virgolette? È normale, è normale. Io li conosco, è una società di agonisti. È un agonista, nel momento in cui si vede sfumare, un risultato del genere, che sicuramente avrà richiamato e sforzi economici e sforzi fisici, comunque investimenti. Di conseguenza capisco la reazione. Certo è, non ho intenzione di infilarmi nei meandri del rimborso delle tasse gare, eccetera, eccetera, che sono più strettamente tecnici e riguardano il settore dei dirigenti. È una reazione che ci può stare, ci va del tempo per, diciamo, gestirla e per metabolizzarla. Lasciamo sfogo anche a queste cose qua, non ci vedo nulla di cattivo in fondo, ecco. Ci saranno però delle conseguenze, no? Anche nel mondo della pallavolo ligure. Secondo te, quali possono essere? Soprattutto economiche, penso. Ma ci saranno. È difficile, no? Stiamo attraversando una difficoltà che ci sta mettendo alla prova a 360 gradi. Ovviamente bisogna dare delle priorità. In questo momento ci sono delle priorità. Sicuramente sociali, sicuramente sanitarie, sicuramente economiche. Bisogna vedere come si riuscirà a gestire questa cosa qua. Certo è che accontentare tutti sarà difficile, tutti dovremmo fare uno sforzo, che si tratterà anche di uno sforzo economico. Quindi dovranno farlo i tecnici, dovranno farlo le società, dovranno cercare di farlo anche gli utenti, no? Gli utenti finali, quindi gli atleti e, parlando di settore giovanile, i genitori che li rappresentano e che comunque investono per la loro attività sportiva, che comunque rimane importante. Ora, si stanno facendo dei grossi sforzi con lo smart work, quindi
ci mancherebbe. Proprio ieri sera ero in via Skype con Luca Leoni, che per anni è stato selezionatore regionale con il quale io ho collaborato, adesso fa parte, è un collaboratore delle nazionali minori, e lui col suo club continua a lavorare sotto l'aspetto fisico proprio via Skype. È una cosa notevole, quantomeno trasmette agli atleti che in primis la società, ma poi più che altro l'allenatore tiene al gruppo, tiene alle singole persone. E questo, in questo momento, secondo me, è un messaggio forte che deve passare e che può fare la differenza un domani, e non far sentire abbandonate le persone, certo, anche dal punto di vista sportivo. È fondamentale. Parliamo di te, no? Questo incarico molto importante, selezionatore della rappresentativa maschile ligure. Ecco, com'è l'approccio a questo ruolo importante? È difficile? Allora, complicato? Io con Luca Leoni avevo, negli anni delle selezioni dei 96 e dei 97, avevo già fatto questa esperienza per 2 anni consecutivi da secondo allenatore. Quindi un po' l'ambiente lo conosco già. Questo non vuol dire che non hai delle difficoltà, perché poi le difficoltà ce le hai comunque. Anch'io sono notevolmente dispiaciuto per come si è conclusa la mia prima stagione da selezionatore, perché poi, questo lo voglio precisare, noi ufficialmente siamo sollevati temporaneamente dal nostro incarico, da rapporto con la FIFA, siamo sollevati temporaneamente dal nostro incarico. Anche non sei stato fortunatissimo da questo punto di vista. No, però se la sfortuna la devo consumare in questa direzione, a questo punto ben venga. Certo. Riproporremo il tutto il prossimo anno. Ecco, c'è una considerazione importante da fare, perché ovviamente i ragazzi selezionabili, le età selezionabili di quest'anno molto probabilmente non verranno penalizzate, nel senso che avete già visto, qualcuno avrà già visto che ci sarà un cambio delle categorie il prossimo anno. Sì, ci arrivavo, guarda, Massimiliano, esatto, tu mi anticipi, ma ci arrivavo. Quelle senza dispari. Volerti anticipare, anche a livello selezione, probabilmente, se non sicuramente, l'anno 2004 verrà riproposto come selezionabile anche nella prossima stagione. Bisognerà vedere in che numeri, in che maniera, però comunque c'è l'intenzione di continuare a dare la possibilità all'annata 2004 di poter conoscere fino in fondo il sistema qualificazione. Ecco, giocheranno gli under 13, gli under 17, gli under 15, tutte categorie dispari. È una scelta giusta? E c'era già stato tempo fa questo. È una scelta che mi trova completamente d'accordo in questo momento. Ora, si tratta di capire se è una scelta che sarà soltanto per il prossimo anno, oppure da qui si ripartirà con un modo diverso di affrontare le categorie giovanili. E questo ci si sta lavorando in questo momento qua. È giusto rinviare, quindi dar la possibilità di rigiocare gli stessi campionati alle stesse categorie il prossimo anno. Io sono completamente d'accordo, ma ho visto che nel mondo pallavolistico e locale e nazionale di disappunti in tal senso non ne ho ancora trovati. Quanto ti ha dato Sanremo a livello di pallavolo? Torniamo un po' indietro. Allora, io non sono sanremese di adozione, quindi arrivo da un'altra realtà con una cultura sportiva diversa. Non pensavo, sinceramente, sono sincero, non pensavo che il Ponente Ligure riservasse tante difficoltà, ma a livello sportivo in generale e più precisamente pallavolistico. Fare attività sportiva a Sanremo è difficile, sia logisticamente sia proprio a livello di mentalità, però questo non fa altro che alzare la posta in gioco a livello di dedizione, di investimenti, di sacrifici. Si può fare, ci sono società che hanno voglia di organizzarsi,
la nuova Lega è una, per quanto può essere il discorso prettamente spostato sui lavori, sulle giovanili, sui ragazzi giovani, la Riviera Volley lo può essere sulle realtà un pochettino più consolidate, su magari su annate su ragazzi più grandi, che però contribuiscono ad allargare il movimento. Ci devono essere anche loro, assolutamente. Certo. Poi abbiamo anche altre realtà, io parlo della provincia di Imperia, perché noi siamo quotidiano della provincia di Imperia, ma poi c'è anche la provincia di Savona, che è ben attrezzata. Tipo Bordighera, no? Io ho sentito il direttore sportivo Max Martello, l'allenatore Alessandro Spataro, insomma, una bella realtà Bordighera. Bordighera, assolutamente sì, sono d'accordo con questa cosa qua. Max Martello è un grandissimo appassionato, ma credo che sia anche un grandissimo trascinatore e motivatore. Si è creato uno staff, secondo me, efficiente, sta lavorando in una direzione assolutamente giusta. Era una delle realtà che avrei voluto visitare a breve per capirla un pochettino più da vicino. E purtroppo non mi verrà concesso, ma lo farò assolutamente. È lui, Max e la sua realtà sono forse quelle più spostate a ponente, sì, e quindi livello maschile, noi parliamo che si parla a livello maschile qua, perché poi il femminile sì, livello, anche la realtà, esatto. Noi parliamo maschile, livello maschile, e questo lo porta proprio ai margini geografici della Liguria, che oggi è una difficoltà in più, sicuramente, soprattutto dal punto di vista logistico, degli spostamenti, delle trasferte, quindi avrai sempre le trasferte più lunghe, eccetera, eccetera. Quindi continua così, Max, continua a fare il tuo lavoro, lo stai facendo bene, continua a lottare perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Ci spostiamo in Pera, abbiamo il Volley Primavera, un'altra bella realtà. Sì, Marco Canetti è un amico, anche mio ex allenatore tantissimi anni fa. Sì, anche lui sta investendo tanto, la società sta investendo tanto, stanno lavorando molto bene in mezzo a tante difficoltà. Lui sta facendo un buon lavoro, nonostante che mancasse da tanto tempo al maschile, perché lui nasce col maschile, poi si passa al femminile per tanti anni, e ritorna al maschile, quindi nel frattempo ci sono state tante e notevoli trasformazioni. È riuscito a fare un ottimo lavoro, lo sta facendo con gruppi giovani, e si sta attrezzando sempre di più. Ha bisogno anche lui di sostegno, sicuramente. Nel Savonese com'è la situazione? C'è tanta canna al fuoco nel Savonese? Savonese, beh, ci sono realtà importanti, c'è Finale Ligure, c'è l'Albissola, sono realtà molto più radicate sul territorio, con una grande tradizione alle spalle, con grandi appassionati alla guida, che li porta a essere anche ottimi tecnici, ottimi dirigenti, ottimi presidenti. Sì, il Savonese è più sviluppato. Basti pensare soltanto alla realtà di Carcare, che geograficamente è abbastanza isolata, ma anche col femminile loro vanno molto bene. E il Carcare col maschile sta facendo un lavoro notevole, e dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista quantitativo, con discreti numeri importanti. Questo vuol dire che se ci sono le persone giuste, se si crea l'ambiente giusto, si può lavorare bene e si può arrivare a un numero consistente di tesserati. Allora, io ti chiedo ancora due cose. Tornando un attimo a Sanremo, io ti faccio due nomi. Michele Valenzise, però, è il femminile. Parliamo di maschile. Michele Minaglia, questo allenatore, che sta facendo molto bene da anni, secondo te ha qualcosa in più rispetto a qualche collega? Perché sta facendo molto bene davanti a quei ragazzi. Michele un ragazzo, intanto parliamo della persona,
è una persona affidabile, è un ragazzo, è un buon ragazzo mosso da sentimenti puri, io lo conosco per questo. È un grandissimo appassionato anche lui, ha studiato tanto, Michele è un professore di educazione fisica, e ha fatto delle scelte, ha scelto di lavorare con i settori giovanili. Ha delle capacità secondo me notevoli, soprattutto dal punto di vista dell'aggregazione dei gruppi, nel creare il gruppo nell'insegnamento dei primi fondamentali, dei fondamentali più importanti. Lui adora lavorare in questi termini, e la società per la quale lavora sicuramente ha capito il suo valore umano e tecnico e lo sostiene nel migliore dei modi. Quindi sì, assolutamente sì. Ma dici la verità, ma hai già trovato un nuovo Zverev? Un nuovo? Un nuovo Zverev? Il simbolo della nazionale italiana? Io ti faccio un nome, Pietro Rossi. A me ha impressionato tanto quando ho visto Pietro Rossi. Allora, non ho avuto ancora il tempo. Ah, ancora il tempo certo, di amalgamare la situazione. Però ce ne sono, secondo te, dei talenti che possono sbocciare? Tanto ne conoscerai parecchi. Assolutamente sì. Ti parlo della zona di Imperia, eh? Poi magari ce n'è anche nel Savonese. Io ti parlo della zona di Imperia. Della zona di Imperia, purtroppo l'età selezionabile quest'anno era il 2004. Ah. E quindi io devo ragionare molto in funzione delle età selezionabili. C'è da tenere conto una cosa: noi quest'anno, con l'esperienza di Club Italia allargato, quest'anno la Federazione Italiana ha investito molto a livello giovanile e ha creato questo circuito, chiamandolo Club Italia allargato, dando la possibilità a tutte le selezioni regionali di effettuare una settimana di full immersion presso l'acqua scettosa di Roma, l'impianto di preparazione olimpica, con lo staff delle nazionali per una settimana, un lavoro intenso sulle selezioni. Quindi lavoro tecnico, sia in campo, sia come preparazione fisica in palestra pesi. Vi assicuro che lo standard per i talenti è molto alto, okay? In Italia in questo momento abbiamo dei giocatori a livello nazionale di età selezionabile di buona qualità, tra cui uno ce lo abbiamo in regione, non è del Ponente Ligure, della zona centrale di Genova, che è Luca Porro, che già con esperienze nazionali, campione del mondo in questo momento, vinto l'anno scorso con la nazionale pre-juniores, quindi abbiamo dei talenti anche in regione, e questo deve essere un vanto, ma anche un appiglio importante. Cioè, stiamo lavorando anche con le selezioni a livello diciamo proprio di pubblicità, di aggregazione. Anche noi a livello regionale abbiamo deciso di dare la possibilità a più ragazzi di conoscere il percorso di selezione, allargando semplicemente il numero dei selezionati durante la stagione. Certo, poi il trofeo delle regioni appartiene a quei 13 che devono rappresentare la regione, quindi nei loro ruoli i migliori 13. Però comunque proporre a un giocatore una realtà diversa da quella del club nella quale misurarsi è importante e fondamentale, senza ovviamente dare false illusioni. Allora, io ti ringrazio di questi 20 minuti molto importanti per la pallavolo maschile Valentina. Ecco, chiudiamo con un messaggio, Massimiliano. Dobbiamo restare a casa, soprattutto per i tuoi giovani, no? Sei un esempio, sei l'esempio in questo momento. Ah, spero, mi auguro.
Bisogna stare a casa, no? Bisogna stare a casa. Abbiamo tutti i mezzi per stare a casa senza stare sdraiati sul divano. Convocati a casa, che è una rubrica YouTube sviluppata dal settore tecnico delle nazionali, ne è un esempio. Ci sono innumerevoli esercizi fisici, invenzioni che i tecnici e i preparatori sfornano ogni giorno proprio per donare materiale tecnico ai ragazzi che da casa, anche in uno spazio minimo, possono dare sfogo fisico e mantenersi attivi per una ripresa in qualsiasi momento. Io spero soltanto che le società facciano uno sforzo in questo senso. Se mai dovesse esserci la possibilità durante la stagione estiva di poter riprendere l'attività, beh, che si trovi il modo di farlo anche con le palestre. Riaprite le palestre se ci sarà la possibilità e date la possibilità ai ragazzi, ai tecnici di tornare, anche se questo può accadere a luglio, ad agosto, a estate inoltrata. C'è bisogno di tornare in palestra, di toccare il pallone, di divertirsi e di non perdere quel sapore che chi ha fatto pallavolo, chi fa pallavolo, gusta con una certa passione. E sono sicuro che i ragazzi lo faranno ancora con più grande voglia dopo questa Sì. situazione. C'è Sono grandissimo, sicuro. vi assicuro che abbiamo riscontrato grandissimo entusiasmo da parte dei ragazzi e serietà, nonostante la giovane età, Sì. a impegnarsi nel lavoro a casa. Sì, questo Questo è è importante. documentabile. È Allora, documentabile. io ringrazio di essere stato con me a riverasport.it, Massimiliano Ciogli, selezionatore rappresentativo maschile delle Ligure. Grazie, coach. Grazie a te per l'intervento. Importante. Alla prossima. Alla prossima. Ciao, buona giornata. Buona giornata a tutti.